Siamo al nostro appuntamento domenicale, da pubblicare su YouTube per tutti quanti, tutti coloro che avranno voglia di sentirlo. Dunque c'è un detto che suona un po' così, il migliore investimento che puoi fare è quello in te stesso, che è addirittura la palissiana. Non c'è il minimo dubbio, no? Che uno debba innanzitutto curare le proprie competenze, crescere e essere in grado di decidere, no? E per quanto riguarda la finanza e il trading, essere in grado di decidere significa essere soli contro il mercato, combattere contro il mercato che è un Moloch più grande di noi. Quindi essere soli contro il mercato e batterlo, questo è l'obiettivo, questo è il punto. E come? Ma, vabbè, diciamo che noi ci ingegniamo di fornire gli algoritmi, le strutture, gli strumenti, soprattutto la formazione adatta per battere il mercato e i nostri rendiconti ci danno ragione ampiamente. I rendimenti dei portafogli che suggeriamo, che sono solo, diciamo, sono solo dei derivati della nostra formazione, perché noi facciamo formazione, non diamo consigli specifici. I consigli vengono fuori semplicemente come esempi degli interventi di formazione che noi facciamo e che suggeriamo. Comunque quei rendimenti di quei portafogli lì, di queste suggestioni, sono quasi sempre a due cifre, no? Per cui diciamo che le cose che insegniamo tutto sommato sembrano buone. E sono quelle che servono al trader o all'investitore per ergersi solo contro il mercato e batterlo. Se si gira su internet, si trova di tutto, si trova. Ne ho trovata una che mi ha incuriosito perché è un'evoluzione, una supposta evoluzione addirittura della teoria delle onde di Elliott, che era già una teoria, diciamo, molto euristica, no? Cioè dire, senza delle grosse basi scientifiche. Questa è un'evoluzione nel senso che sovrappone. Sovrappone gli impulsi e le correzioni. Le onde di Elliott sono fatte da impulsi e da correzioni seguenti, e poi da altri impulsi e poi da altre correzioni. Questo le sovrappone impulsi e correzioni. Funziona o non funziona? Ecco, il punto è questo, cioè dire che normalmente le cose che si trovano su internet, contrariamente a quelle che facciamo noi, non c'è un consuntivo, non c'è un debriefing, no? Come si dice in gergo militare. Cioè, non si sa se funzionano o se non funzionano. Per vedere, diciamo, se per rendere conto ai lettori, agli appassionati, ai clienti, se diciamo, le ricette, gli algoritmi, i sistemi che vengono proposti funzionano o non funzionano, e beh, il modo è quello che adoperiamo noi, cioè dire, è quello di mettere il consiglio su un foglio di Google Finance che aggiorna i prezzi in tempo reale. Questo qui è un esempio per dirvi come fare questo foglio, cioè quali sono i dati che bisogna inserire. Questo qui è un esempio, questo qui nel 2018, precisamente il 1 maggio del 2018, per un qualche motivo che adesso non ricordo, abbiamo fatto un portafoglio delle most favorites del 2018, cioè dire, è presto detto, Apple, Facebook, Amazon, Google, Microsoft e Netflix. Queste qui erano le più favorite, le più gettonate, no? I titoli tecnologici più gettonati in quel momento lo sono ancora, fra l'altro. Non è che è cambiato moltissimo. Forse si è aggiunto qualcosa, ma insomma, siamo lì.
allora come si fa questo foglio? Questo foglio si fa semplicemente mettendo qui in una colonna, mettendo il giorno in cui è stato dato l'indicazione, il suggerimento, il nome del titolo, Apple, e qui c'è la prima data utile per fare l'operazione. In questo caso sono operazioni long, quindi la prima data utile per comprare il titolo al mattino in apertura, perché questo è il prezzo al quale viene contabilizzata questa operazione. Perché questo? Questo è essenziale, perché se no, se io do un'indicazione che deve essere eseguita immediatamente, la gente magari lo vede il giorno dopo, 3 giorni dopo. 3 giorni dopo è già tardi anche in questo caso. Però se viene dato alla domenica e diciamo le persone sanno che alla domenica viene data l'indicazione e sono interessati alla cosa, perlomeno possono eseguire l'operazione in apertura il lunedì. Perché questo è importante? Perché questo ci consente di fare dei consuntivi, perché sappiamo esattamente che chi ha voluto fare l'operazione l'ha fatta il lunedì in apertura e quindi sappiamo a che prezzo l'ha fatta questa operazione. Poi dovete inserire ad esempio il numero di azioni, scusate, il numero di azioni che viene suggerito, cioè chi vi dà il consiglio o suggerimento deve scrivere qui il numero di azioni che vengono suggerite. Si può fare attraverso l'ATR oppure si può fare semplicemente imponendo, come in questo caso qua, semplice, che tutte quante le i titoli in portafoglio vengono comprati per 1.000 dollari in questo caso. Per cui si calcolano il prezzo viene riportato con questa formula qua, viene riportato automaticamente da Google, perché legge la data, legge il titolo e quindi sa che cosa deve scrivere qui. Vabbè, qui c'è il calcolo dell'investimento e poi questo qui, attraverso questa formula qua, Google inserisce ad ogni giorno che passa inserisce il prezzo del titolo, per cui si può calcolare l'investimento oggi e quindi il ritorno del titolo in dollari e il ritorno in percentuale. Dopodiché si fanno le somme, qua si fa le somme dei controvalori, qua sotto ci si mette anche come è andata nelle stesse date, come è andata lo Standard & Poor's, il Dow Jones e il Nasdaq, per avere un confronto, per sapere se stiamo battendo il mercato o no, soli contro il mercato, ve l'ho detto, per batterlo però. Dopodiché il foglio lo dovete strutturare o chi vi dà i suggerimenti lo deve strutturare in modo tale che qui, attraverso una serie di calcoli che sono assolutamente standard, che tutti sanno come si fanno, tutti dovrebbero sapere come si fanno, qui calcola il ritorno medio annualizzato, che in questo caso qua è 39,86%. Noi abbiamo dei portafogli che fanno anche meglio di questo. Questo è già un portafoglio splendido, però si può fare meglio, sostanzialmente. Ecco, questo qui è, e quindi diciamo, qui c'è anche l'outperformance, cioè dire di quanto è stato battuto lo Standard & Poor's 500, quel portafoglio meraviglioso ha battuto lo Standard & Poor's 500, quasi del 64%. Dopodiché, dovete mettere qui chi progetta questo foglio di lavoro, deve mettere le commissioni, 0,30%, quello che è. E qui deve mettere l'ammontare dello stop loss. Io adopero sempre lo stop loss del 2% dappertutto, però si può fare diverso, no? Si può fare anche uno stop loss variabile. Cioè, questo qui è un foglio di lavoro, per cui si può progettare come diavolo si vuole. Dopodiché, però, deve calcolare, questo foglio di lavoro deve calcolare, deve fare anche questo calcolo qua, che sono i limiti di confidenza, usando la statistica di student. Che cosa vuol dire? Vuol dire che statisticamente questi due numeri qua, 22 e 28 e 56 e 39, sono
Solo il valore minimo, il valore massimo del rendimento del portafoglio, che è stato del 39%, però se uno non avesse comperato tutti i titoli, come è facile che succeda, perché è un portafoglio mica da ridere questo qua. Ah, insomma, sono 5.000, 6.000 dollari, no? Questo qui è un portafoglio che ci si può permettere delle volte, però qua c'è una sfilza di titoli che fa paura. Per cui l'investimento diventa abbastanza poco alla portata delle persone comuni, no? Per cui bisogna qui calcolare diciamo in questi consuntivi, bisogna calcolare sempre, utilizzando la statistica TD Student, quant'è il valore minimo che uno avrebbe comunque ottenuto se avesse scelto casualmente i titoli, quindi non tutti, ma una scelta casuale dei titoli, e il valore massimo, il ritorno massimo che avrebbe ottenuto sempre con una scelta casuale dei limiti, in modo tale che anche chi non... diciamo non compra, non segue esattamente tutte le indicazioni nel numero di titoli, sia chiaro, però in termini di tempo questo lo deve fare, in termini di stop loss, commissione, eccetera. Ecco, questo qui ci dà anche però un'idea della validità statistica dei suggerimenti. Perché comunque anche nella peggiore delle ipotesi questo portafoglio avrebbe avuto un 22-28%. Ecco, su questo portafoglio, vabbè, voglio dire, non è che c'è voluto una grande intuizione, no, per mettere insieme questo portafoglio. Però nel momento in cui si faceva, il futuro è sempre ignoto, eh. Non è mica detto che Apple continui a salire come è salita, Facebook, Amazon, eccetera, eccetera. C'è sempre per quanto un titolo sia meraviglioso, lo si consideri meraviglioso, però l'ignoto c'è sempre. Ecco, devo dire però che nei nostri portafogli, che non sono questi qui, che non sono così semplici, così lapalissiani, però comunque questi rendimenti qua riusciamo comunque a ottenerli. Però il punto è questo, il punto è che chi vi dà dei consigli, vi propone su internet o da qualunque altra parte e vi propone delle nuove metodologie, vi deve anche accompagnare tutto ciò con il rendimento che hanno avuto in passato i portafogli costruiti in quel modo e portafogli che abbiano un certo numero di titoli, non un titolo solo. Perché ogni tanto si legge che qualcuno dice: ah, il titolo che vi ho consigliato ha fatto il più 50%. Eh sì, e gli altri che hai consigliato quanto hanno fatto? Cioè, bisogna essere estremamente, non dico onesti, dico semplicemente corretti, no? Nei confronti del pubblico. Bene, è tutto. Il nostro domenicale finisce qui. E buona settimana, arrivederci.